Buongiorno, vlogmas numero, non sto tenendo il conto, ma sta bottano. Nuova puntata. La macchina in realtà l'ho lasciata aperta, quindi mazza a casa mia veramente la polvere in 2 secondi. Sto sul piumone e le federe senza copriletto perché mi sono reso conto stamattina, prendendo una bella boccata d'aria, che stavo in un porcile. Ho sentito cadaveri in avanzato stadio di putrefazione profumare meglio. Quindi stamattina ho una giornata di pulizie. Che divertente! Ho già diviso per terra i colorati, i bianchi e quelle sono tutte coperte. Perché io ho questo problema con le lenzuola, praticamente interessantissimo, e so che vi interessa. Essendo così grandi, mi scoccio a lavarle perché poi non so piegarle. Quando inizi a piegare le coperte che sono bagnate, è come se spazzassi casa con un mocio umido. Alla fine non faccio mai nulla, ma oggi mi sa che è arrivato il momento di darmi una mossa. La prima però deve per forza essere colorati perché sto senza mutande. Too much information. Dovremmo riempire questa giornata in qualche modo. Go! Enrico, non possiamo girare proprio qualsiasi cosa io faccia. Dai, per favore, fammi passare, che è bagnato. Ma perché l'hai chiuso, Gianmarco? Ma che ti ho fatto di male? Vuoi la mano, Gu, che abbiamo cose da fare. Comunque è buono sta ammorbidente, eh? Sì. Delizioso. Stasera stai a venire quindi da Pucci? Sì, anche perché sono arrivati dei Lego da Lego e volevo far proporre tipo una specie di sfida, uno contro uno, un team che deve montare, vabbè. No, occhio, i perizomi, stendi lì con molta attenzione. Ma le te le sbatti le magliette? Sì. Ma lei non fai prendere un pochino d'aria ai panni? Non d'inverno, che non si asciugano mai. Sicuro? No, Che non può. non sono sicuro, non ho la scienza infusa. Crescendo in realtà non impari nulla dalla vita. Quello che sai a 3 anni è la stessa cosa. Secondo me un'oretta di aria non gli fa mai male. Come i carcerati. Guglielmo! Senti un po', ma un'ora d'aria pure alla cucina non gliela vuoi dare? Perché? Vieni un attimo! Guglielmo, vuoi dirci qualcosa? Ho una spiegazione a tutto quanto. Questa è della carta, cioè della carta che ho accumulato per un negli anni. Po' di tempo e che non sono riuscito mai a buttare. Questa si chiama differenziato, ovviamente, Enrico. Questo ce lo siamo mangiati noi un po' di tempo fa. Considera, io ricordo quel lontano giorno. Questo si può pensare male. Ricordi quando abbiamo giocato al Risiko Night? Tutte le birrette stanno ancora qui. Farò un po' di ripulisti oggi. Consigliere, noi ce ne dobbiamo andare, eh? Sì, lo so. Bel degrado, eh? Devi metterti pure tu? Cioè, dimmelo subito da che parte stai. Dai, sgomberiamo, libera la cucina dal male. Ok, fuori allora. Andiamoci a fare un po' gli affari tuoi. Natale, Natale. immaginavo. Natale. Vediamo cosa c'è nella spazzatura. No, non c'è Ha niente. levato già le prove, eh? Apri. Secondo me ha camuffato qualcosa di grosso. Aspetta, qua nella plastica, lui che è un plastic free non mi convince. Ci nasconde qualcosa, eh? Sì. È troppa immondizia, non è possibile. Come può un solo uomo produrre questa immondizia? Vabbè, però è un omone, eh? Tu sei visto? Cosa ci nascondi, Guglielmo? Che cosa è una. Ma state ravanando nella spazzatura? Nella speranza poi di trovare cosa? Quanto odio il momento del caffè che sporca tutto. Amo per un caffè. No, sempre c'è cioè quel caffè. Avete presente quando voi fate i fornelli, tutti quanti, capito, pulite? E arriva uno che mette il caffè su e non si sa come vuota almeno 7 tazzine sui fornelli. Che poi ne bevono pure altro. Io dico, ma come avete fatto? Quelli sono Gianmarco e Enrico. Mo' questo qui lo riempio di terra. No, sì. Ma sì, è esplosa la caffettiera. Sì, ha appena pulito i fornelli. Mi dispiace, ma sembra che abbia ragione lui, ma. Tanto sta al telefono con la vigna adesso. Cose serie, infatti. Guarda qua, c'è come è andato via. Via, tac. Guarda che macello. Anzi, ma ha fatto tipo. Ma pure per terra. Sì. Ma non mi hai visto andare, certo. Poi possiamo, capito, essere. Sì. No, sì. L'hai fatta grossa, eh. Ah, sì, è esplosa una macchina. Chiedi. È esplosa la macchinetta del caffè, calcola. Io che cosa ho detto? Guma, non è mai successo. Ma come esplosa? Mamma mia, io lo sapevo. Guma, no, ma voglio sapere.
Io sono allibito. Ma com'è possibile? Qua pure il vetro, sì, dal muro. Non puoi capire che e c'è stata un'esplosione. Stavo qui a trafficare, ho sentito. Io non ho mai visto una roba del genere. Cioè, devo capire quella macchinetta che problemi c'ha. Mo' l'apro. Oh, madonna. Anzi, non riesco ad aprirlo. Non posso. Madonna. Dura come il marmo. Mamma mia. Mamma mia. Ma che ma se non ce la fai ad aprirla te, cazzo, è tipo la spada nella roccia. Non l'avevo manco chiuso così forte. O l'esplosione ha causato qualcosa di... No, no, è un bucio del c***o, Marco. Vieni qui, ho un modo. Prendila e inizia a girare come un pazzo. Eccola. No, 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 mi sta scivolando. Che miseria, oh. Excalibur. Vai, 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 vai. Usiamo invece che la forza la testa. Ok, passiamo. Se manca questo abbiamo capito. Non è un preservativo. Ok, è questo. Cioè, ma questo deve stare tu sempre. Tu non l'hai messo? Ma questo sta fisso. Se si è tolto vuol dire che si è tipo rotto. Questo dovrebbe stare sempre dentro. Dobbiamo aprire. Evita che la macchinetta esploda. Esatto. Ce l'ho fatta, ragazzi. Mamma mia, bravissimo. Ecco, vedi? Questo coso. Questo è il suo posto. Guarda pure questa. Vedi? È la stessa cosa. Che cazzo. Non ci credo. No, vaffanculo. Va, usiamo un'altra macchinetta. Ce l'abbiamo fatta. Ha visto e ha preferito chiudere la porta. Questo che dovrebbe stare sempre dentro. Qua. Ma tu non gliel'hai messo? Si vede che qua si era lavato ed era rimasto sullo sgocciolatoio. Non ha messo un pezzo essenziale. Ma non è che non l'ho messo, sta sempre lì. Possiamo rimandare l'RVM del momento in cui Guglielmo ha semplicemente predetto il futuro? Quanto odio il momento del caffè che sporca tutto. Oh, forse sei stato l'uccello del malaugurio. Io ho fatto 2000 caffè. Guarda, Gianmarco, ora uccello del malaugurio. Buona a sapersi, guardatevi il video sui manipolatori. Ma quindi è esploso ovunque. Esploso qui, esploso lì, finestre, tutto. Vabbè, Gianmarco, per punizione mi viene a dare una mano. Dai, noi andiamo, va, che si sta a far tardi. Scusa, ma che mi lasci così? Io do la mano. Dai. Ciao. Mazza, ragazzi, quanti... Wow, signori. Dai, chi è stato? Io. Mi sta chiamando Gianni. Guardate chi è arrivato! I nostri Stanlio e Onlio! Allora, vedete questa ragazza che sta scappando? Per il suo compleanno ci ha obbligato a vedere cos'era? Dei congi... Lei si guarda solo cose horror e adesso ci stava parlando insieme a sua sorella, un'altra malata, di esperienze paranormali che hanno vissuto persone. Come hai fatto ad uscire sano? Non raccomandabile. Ma che... È già pazzo! Come hai fatto a uscire sano? Deviato in un altro modo. Loro se le guardano da sole. Ai tempi, io e Pier Francesco in cameretta a guardare Kung Fu Panda, Giulia in camera di Lavinia a guardare The Ring, da sola. Ragazzi, c'è The Ring! Buon divertimento! Dico solo che Giulia guarda gli horror per addormentarsi. Beh, che dire, ragazzi, sono una donna tutta ad un pezzo. Ma anche tu. Praticamente la storia, la leggenda di questa bambina dice che il signorotto di questo castello voleva nasconderla al reame, perché questa bambina era nata albina e quindi c'era la persecuzione delle streghe. Persecuzione delle streghe, quindi questa bambina nata albina, i genitori non volevano farla vedere in giro perché avevano paura di perderla, impiccata, a rogo e via dicendo. E quindi facevano le tinte, tipo con colori neri, con erbe varie, e il colore finale risultava tipo sull'azzurro, da qui il nome azzurro. Ma che poi lei si è persa a un certo punto, giusto? Lei praticamente era sorvegliata da due guardie, soltanto che la palla con cui stava giocando le cade sotto le segrete del castello, lei la rincorre da queste segrete e non risale più. Così dicono. E si dice che la notte si senta ancora il suono delle... Basta! Facciamo un altro gioco, non voglio più parlare di questo terreno. Sono andato in questo castello. Lì ti fanno sentire le registrazioni, no? Oddio, che si sentono?
Castello sta vicino Ravenna. Ma si sentono le registrazioni? Non siamo potuti entrare perché purtroppo cos'è l'abbiamo trovato sente? Chiuso, quindi siamo andati su. Ma riscendendo verso la macchina, io e un'amica mia, l'abbiamo trovata, raga, accesa, aperta, con la musica a palla. Non ci cioè, credo. Ti giuro. Delle chiavi ce l'avete? Giada, la conosci, quindi Giada. Sai anche... Non è vero. Puoi anche chiedere. Dice, vabbè, uno la macchina aperta se la può dimenticare. La luce accesa. Prego, lasciate a Giada. Ci può stare. Antonio, avrete lasciato voi tutto acceso. Sì, ma non la musica a palla. Quindi forse ce la siamo portata a Roma. Hai capito? La seconda frase. Una cavolata. Che uno gli ha cagato sulla schiena. No, la prima quella. La prima è stata quella cagata sulla schiena. Okay, no, hai sentito un peso sulla schiena. Un peso non era una cagata. Cioè, hanno diversa... Giù. Scusa. Giulia. Voleva saperlo, ma mi sa che non gli interessa. E questa quindi è la seconda. Non mi ricordo quanto tempo fa. Mi sveglio, non vedo niente. Sento però che c'è qualcosa di strano. E praticamente vedendo l'ambiente, no a Roma, vedo una sorta di filo, tipo che si muove in aria, tipo un vermicello. E capisco che è sul retto da una persona invisibile. Mamma mia, c'è Sherlock Holmes. Sì, perché si vede un po' la sagoma di una persona invisibile. Esatto. La terza invece tra infatti lo blu, cioè scialla, l'avevo capito che era una paralisi. Lo blungo. No, ti svegli che non ti riesci a muovere, vabbè, paralisi, tutto quello che succede conta un cacchio. Mi sveglio, niente, come al solito. Questa volta non c'era però una persona invisibile. Sento che qualcosa mi osserva dal in basso, nel buio. Vedo questa figura accovacciata che inizia a gattonare verso il mio letto, che si alza in piedi, altissima, con un cappuccio rosso, una felpa. Sulla casa di d'estate. Era di rosso vestito. C'è una felpa. Era di rosso vestito, sì. Poi, finita la cosa, vedo che si dissolve fuori dalla finestra. Io pedalo, non ci torno più, nel dubbio. Oddio, ragazzi, sapete cosa faccio adesso? Cosa? Lo riprendo per 10 ore. Beh. Dico anch'io un lungometraggio di un camino. Quello che ci fa cagare sotto, puntualmente, perché da dietro è stati puff. Ma sono ancora incandescenti. Sì, incandescenti. È successa la palestra. Sono ancora fuochi in corso. Incandescente. Lui ha buttato quel pezzo di legno in mezzo al pavimento. Ma c'è un curioso. Facciamo finta che non lo metti tu. Mezz'ora di lavoro. Mezz'ora. Noi dirigiamo i lavori, c'è sempre qualcuno. Da quant'è che state lavorando? 10 minuti, 15 minuti massimo. E avete fatto un quadrato in 10 minuti. La vita è 10 minuti, ha fatto. Posso dire una cosa, io e Giulia invece che siamo la vera coppia collaudata. Guarda che abbiamo fatto in 10 minuti. I protagonisti. Io in un quarto d'ora ho fatto questo. No, sei un egoista se ti tieni le istruzioni. Dai, prendete le istruzioni. Ecco. No. Enrico, mi rovina i pupazzi. Quella di Frozen. Enrico, Enrico. Smetti di fare due teste sui personaggi. Beatrice è una badante, non vedo niente. Mi sono appena accorto che è mezz'ora che sto costruendo il cesso dei pompieri. Però guarda che grande opera d'arte. Ma come bagnato? Stiamo sfondando. Si vedi, qua si vede il lato del... Enrico, ma che fa? Dei nuovi personaggi. Sono mostruosi. E adesso sto facendo un samurai. Ah, che carino. Sono diverse postazioni che andranno messe qua. Ma no, questa è la parte sotto. Non avete montato niente. Ma che cosa stai dicendo? Quelli hanno finito il progetto e voi... Il loro progetto 8 anni più. Con 3 buste. Sta diventando Quasimodo. Quasimodo, insomma, ne devi fare dei puzzle per arrivare a livelli. In realtà. Quasimodo amava i puzzle. Sì, ma il bagno dove va? Lui ce l'ha. Raga, il bagno va qua, no? Cioè, no. Scansiona. Dov'è questo pezzo? Siamo pieni di pupazzetti inutili. E questi dove vanno? Noi abbiamo finito 10 minuti dopo, cioè, di loro. Noi stavamo il doppio dei pezzi. Quindi stai dicendo che loro sono stati scarsi? No, sto dicendo che per... No, sto dicendo un'altra cosa, subito pensano male, no. Pensa quanto abbiamo lavorato come dei pazzi. Non sto dicendo... Quindi è un elogio a voi? No, è un elogio alla follia. Il vostro non ha la reazione. Ah!
Avete fatto? Sì. Mazza, bravi. No, ragazzi, siamo morti. Scusate, raga, che avete finito che qua ci stanno? Sono i pezzi di riserva. Di riserva. Per quando lo distruggi. L'unica cosa da fare è dare un appuntamento a domani e finirla qui, ok? Ciao. Ma fai vedere prima un attimo. È bellissimo. Ciao.